Ben ritrovati a Mondo Amaranto, torniamo a parlare di Arezzo Calcio Femminile, di settore giovanile dell'Arezzo. Siamo nel corso di una sosta piuttosto lunga, anche se l'Arezzo Femminile deve recuperare la partita con il Milan. Saluto Eletta Fiorini, bentornata. E poi Dante Gioacchini, allenatore dell'Under 17 dell'Arezzo, ben Buonasera. ritrovato. Anche voi siete stati fermi Sì, l'ultimo, sì. nell'ultimo weekend, poi adesso siete in partenza per la Sardegna. Abbiamo tre ragazzi, quindi dopo rivedremo anche che è anche la vostra ultima partita, la gara che avevamo seguito con la Carrarese. Allora andiamo da Elettra, rifacciamo un po' il punto della situazione, visto che è un po' che non ci si rivede. Abbiamo lasciato l'Arezzo, poi dopo vedremo i risultati con la partita con il Ravenna, che è arrivata questa sconfitta 2-0, forse un po' in attesa, anche se il Ravenna ovviamente è una delle squadre migliori di questo campionato. Sì, alla fine era un risultato che potevamo mettere in conto, ecco, siamo andati là ovviamente per vincere, quello poco ma sicuro è quello che viene richiesto alle ragazze sempre, che le ragazze cercano sempre di fare. Purtroppo il Ravenna sapevamo che era insomma, un avversario piuttosto importante, un avversario che aveva dimostrato tanto già anche nella partita d'andata e poi comunque l'andamento del suo campionato è abbastanza costante e quindi diciamo che è un risultato, ecco, che ci sta, non ci ha battuto più di tanto. Vediamo, cioè, diversi gol, 2-7-0, quello dell'Inter sul Genoa e quello della Roma Calcio Femminile in questo derby romano con l'altra formazione di Roma 14°, poi Empoli che aveva battuto 3-0 il Cittadella, Mozzeccane 3, Cesena 1, Lazio 2, Milan 1, Ravenna Arezzo 2-0. Vediamo allora la classifica con il campionato che riprenderà a marzo inoltrato, giusto? Il Sì. campionato riprende il 17 di marzo, ovviamente noi giochiamo già questa domenica perché recuperiamo la partita contro il Milan. Dove giocate? Lo stadio. Ecco, cioè dove si doveva giocare inizialmente la partita e poi parleremo anche di questo. Vediamo la classifica, l'Inter 45, Empoli 31, Ravenna 30, Mozzeccane, Roma 28, Lazio 19, Cittadella 18, Cesena e Milan Ledes 14, Arezzo 11, Genoa 11, Roma 14, ancora ferma a quota 0. Possiamo credo vedere anche il turno, quello dopo questo recupero, con l'Arezzo che giocherà con la Fortitudo Mozzecane, che è quarta formazione in classifica. E come si stanno, ecco, come sono le ragazze, che erano in un momento anche dal punto di vista del morale piuttosto elevato, perché i risultati erano finalmente arrivati con il cambio anche di allenatore. Sì, ecco, non è stato facile perché comunque sia nel momento in cui il morale era più alto, nel momento in cui cominciavamo ad avere le prime vittorie consecutive, sono arrivati poi ovviamente degli avversari come la Roma calcio femminile e poi il Ravenna contro cui effettivamente portare a casa il risultato sapevamo sarebbe stato difficile. Però la differenza che abbiamo visto anche all'interno dello spogliatoio rispetto alle partite iniziali, quando tante sconfitte avevano abbassato il morale, avevano portato anche un po' quell'alone di pessimismo che poi è un rischio perché si rischia appunto di non riprendersi, è che le ragazze stanno lavorando veramente tanto, sanno bene quali sono gli scontri che devono portare a casa, stanno facendo tattica anche proprio su questo e quindi lavoriamo per questa salvezza che se arrivasse anche al 90esimo dell'ultima giornata noi andrebbe benissimo. Che è assolutamente alla portata, perché Sì. anche già vincendo questo recupero è importante, no? Perché ci Assolutamente sì, sarebbe infatti l'aggancio in classifica. questo sarebbe una partita assolutamente da vincere, siamo fiduciose perché comunque sia la vittoria contro il Milan, diciamo la sconfitta che abbiamo avuto nella prima giornata di andata contro il Milan è stata una sconfitta un po' sui generis, arrivata proprio negli ultimi minuti e durante il recupero. Le ragazze avevano tenuto fino all'89esimo comunque testa la squadra, erano in vantaggio. E purtroppo, come spesso capita, un rigore poi può far ribaltare, un rigore che era stato dato al Milan può far ribaltare il risultato. Ovviamente noi andiamo con uno spirito battagliero, molto battagliero, perché tutta la storia del ricorso contro il Milan, insomma, c'è questa voglia di rivalsa superiore rispetto magari alle altre partite che abbiamo giocato e che abbiamo Anche perché perso. questo ricorso, cioè, potrebbe fare la differenza, perché in quel momento
Beh, la federazione si è pronunciata definitivamente quindi, su questa cosa, ha omologato il risultato della vittoria. No, tipo, avrebbe fatto la differenza. Ovviamente... Diciamo che le motivazioni che sono state portate non sono delle motivazioni che possono tornare tanto, ecco. Loro dicono che comunque sia è stato l'arbitro che c'è stato un po' di tafferuglio con l'arbitro, nel senso che loro avevano chiesto il cambio di entrambe le giocatrici nello stesso momento, è stato poi l'arbitro per non fermare troppo il gioco a dire no, facciamo due cambi in due momenti, quindi insomma. Quindi la colpa è dell'arbitro che sì, avrebbe... diciamo cioè, che la colpa se l'è presa l'arbitro, mettiamola così. Perché loro si pensava invece che fosse stato un errore legato alla novità, cioè queste come poi in Cina. No? C'erano anche tre tempi di cambio oppure differente? Sono sempre cinque cambi in tre interruzioni tre tempi. E lì hanno fatto un'interruzione in più. E quindi la Ghezzo ha fatto ricorso segnata comunque da riferto arbitrale in due minutaggi completamente diversi quindi. Però e quindi loro avevano vinto il ricorso a tavolino, sì. Poi il Milan ha fatto contro ricorso e quindi hanno ribaltato il verdetto che la federazione ha definitivamente dato ragione al Milan e quindi la classifica sarebbe invertita se in caso di vittoria a tavolino, cioè sarebbe la Ghezzo adesso a 14, però è una cosa virtuale, quindi inutile che stiamo qui a parlarne. Assolutamente. Però è curioso che, ecco, che sì, sono la quelle colpa situazioni all'arbitro alla ecco, un po' curiose, anche la lunghezza dei tempi per il pronunciamento è particolare, nel senso che è arrivata la settimana scorsa comunque questa, alla fine questa decisione, dopo la partita l'avevamo giocata a fine settembre, quindi insomma hanno parecchio da fare. Vabbè, già qui almeno c'è una certezza, no? Visto va bene, il Serie C è una classifica così, per modo di dire. Allora, quindi abbiamo visto comunque una crescita del gioco, anche nella convinzione, perché anche alcune giocate, alcuni tiri, anche dalla distanza, che magari all'inizio sembrava esserci qualche timore in più, no? Invece nelle ultime partite questo si era visto. Sì, sono venute fuori anche delle giocatrici che effettivamente su cui Chiara puntava, la presidente, che diceva, la presidente Tavanti ha sempre detto diamo loro il tempo che serve, effettivamente queste giocatrici sono venute fuori, Razzolini è tornata agli antichi splendori, si può dire, mi rendo conto che per lei non è stato semplice perché comunque un infortunio, rientrata in campo, poi un altro infortunio, lo stesso discorso Giorgia Casula che invece insomma è rientrata in campo dopo due operazioni al crociato di due ginocchia differenti. Si è presa la sua bella rivincita con due gol, quindi la squadra sta macinando tanto, è in buona forma. Si diceva prima del campo perché ne ha parlato proprio Ermanno Pieroni sabato scorso in conferenza stampa, parlando anche del terreno dello stadio comunale di cui più volte si è lamentato anche dal canto come penalizzante per la prima squadra. Allora Pieroni ha detto che il presidente la cava, insomma non bada a spese e investimenti e vuole mettere mano quanto prima a questo terreno per migliorarlo. E quindi ha detto che purtroppo non sarà possibile farci giocare la Ghezzo femminile. Quindi sì. Ti chiedo quali soluzioni, se già sono state pensate. No, sono già state trovate perché ora il direttore generale l'ha detto sabato scorso, sì. Però in realtà era già un po' che ne parlavamo, siamo stati convocati, ci hanno spiegato quali erano le loro tempistiche per apportare questi lavori di manutenzione al campo e quindi insomma ci sarà un mesetto in cui effettivamente, complice anche comunque il calendario dell'Arezzo, alcune trasferte che hanno di seguito, in cui loro rimetteranno mano al manto erboso del comunale. Noi stiamo già individuando dei campi e il presidente La Cava è stato comunque molto disponibile ad assumersi i costi del noleggio dei quindi, campi. Quindi esatto, un bel gesto, insomma. Assolutamente sì. Quindi ancora non si sa dove, però... No, stiamo lavorando per individuare i campi, anche perché non è facile, si sa, insomma, trovare dei campi omologati per la nostra categoria. Esatto, e anche in condizioni. Anche in condizioni, sì, per poter ospitare
altre squadre. Quando non avete giocato allo stadio, purtroppo, no? C'è stato qualche... Ne parlavamo con la presidente. È importante anche il campo, le condizioni del campo su cui si gioca. Assolutamente. Mister Bonci, che è soddisfatto? Sì, Mister Bonci è contento. Mister Bonci è anche uno che non si arrende mai, non demorde mai e cerca sempre di tirare fuori il meglio dalle ragazze. Infatti ha messo a disposizione delle ragazze uno staff, possiamo dirlo, stratosferico e credo che ancora le farà correre tanto in senso positivo. Comunque diamo l'appuntamento domenica allo stadio comunale, questa domenica alle ore 14.30 contro le Milan Ladies, quindi visto che l'Arezzo comunque giocherà sabato, inizia la serie per la prima squadra delle partite di sabato a Cuneo, quindi insomma, se siete liberi c'è questa possibilità di vedere l'Arezzo femminile in casa in una partita fondamentale. Io ci terrei anche tanto a fare un ringraziamento d'orgoglio Amaranto, perché le ultime partite che non sono state in concomitanza sono sempre stati presenti. Bene, perfetto, grazie Elettra, grazie. Ne riparleremo la prossima settimana sperando di commentare una vittoria, ci vediamo tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto, allora adesso ci dedichiamo al settore giovanile dell'Arezzo, tra poco rivedremo la sintesi di Arezzo Carrarese, che è stata la vostra ultima partita, prima della sosta, e anche vittoria convincente con la Carrarese, quindi è un buon momento. Allora, diciamo le ultime due partite abbiamo vinto, però non abbiamo rispettato le prestazioni fatte in precedenza. Il fattore positivo è l'impegno dei ragazzi, che è sempre massimale. Sul piano del gioco, secondo me, possiamo fare qualcosa di più, molto di più. Quindi è arrivato il risultato, però non sei soddisfatto totalmente? No, non tantissimo. Cioè, sono contento perché comunque i ragazzi si impegnano e hanno un lavoro costante. Però sulla prestazione hanno fatto magari altre partite più belle e magari non è arrivato il risultato, tipo con la Viterbese, ecco, come esempio. Comunque in casa solo a una squadra avete lasciato qualcosina, perché cazzo le avete vinte tutte. Quindi. Sì, in casa ne abbiamo vinte tutte, una pareggiata e zero gol subiti, in trasferta l'opposto, abbiamo fatto una vittoria, un pareggio e tutte sconfitte. Ma come si spiega una metamorfosi sui risultati, poi magari le prestazioni non è detto? No, noi partiamo sempre, la cosa che ci interessa e che ci hanno sempre detto, ci ha detto la società, è quella della prestazione. Le prestazioni, diciamo, anche in trasferta sono state abbastanza positive. Il risultato è venuto fuori perché comunque l'altra squadra ci credeva di più. Poi è un percorso di crescita dei ragazzi che ci può stare, perché gli stiamo chiedendo cose differenti rispetto all'anno scorso. Il lavoro è un pochino più pesante rispetto all'anno scorso, quindi è normale un attimino l'adattamento dei ragazzi a queste situazioni. Poi in casa nostra è sempre una cosa differente rispetto alla trasferta. Rivediamo allora la sintesi e poi dopo ne parliamo. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dal campo Giunti di Arezzo. Torniamo a seguire il campionato Under 17 di Serie C. L'Arezzo, dopo due successi con Pontedera e Pistoiese, entrambi per 1-0, affronta quest'oggi la Carrarese. Una partita interessante perché la Carrarese si trova in questo momento in terza posizione a quota 22. L'Arezzo segue di due punti a quota 20, quindi in caso di successo la formazione Amaranto di Dante Gioacchini scavalcherebbe proprio la Carrarese, portandosi a quota 23 punti, dunque in piena zona per il passaggio alle fasi finali di questo campionato Under 17. Come detto, l'Arezzo viene da due successi, Pontedera 1-0 e Pistoiese in trasferta 1-0. L'Arezzo ancora che prova ad andare, Conte Duca va a lanciare proprio verso Tiradossi, controlli in aria, Tiradossi cerca fuori il pallone, Blasetti, parte la conclusione di Blasetti, la palla che va fuori di poco, primo tiro della partita. Smecca dalla distanza la presa di Casini, che concede calcio d'angolo. Blasetti parte il cross, Sestini, controllo, Sestini la tiene lì, Sestini ancora, destro a giro di Sestini, alto di pochissimo. Questa è stata la prima vera palla gol per l'Arezzo, con Sestini che ha cercato di
concludere dopo un ottimo controllo di palla. Anselmi anticipa bene qui Davitti, Anselmi sguscia via, questa può essere pericolosa di azione, Anselmi dal fondo, è calcio di rigore per il contatto con Orlandi che ha fermato così Anselmi, e dunque l'Arezzo ha la possibilità di trasformare il calcio di rigore al 43esimo. Le proteste del portiere Gallina con l'arbitro Cioli, ma Anselmi si è procurato il rigore, adesso è pronto a effettuare la battuta. Parte Anselmi, destro, palo esterno, peraltro la palla è uscita alla destra, adesso viene rincuorato, bello questo gesto anche di Sestini che è andato subito a rincuorare il compagno così come Tiradossi, sono cose che ovviamente possono capitare. Batte direttamente lui, João Pai. Parte la pallone, secondo palo Pellegrini, trova il gol, Pellegrini è sbucato sul secondo palo, il capitano dell'Arezzo porta in vantaggio la formazione Amaranto che dunque sblocca una partita complicata dove c'erano pochissimi spazi, l'angolo battuto a sorpresa da Tiradossi che l'ha battuto subito e sul traversone Pellegrini dimenticato sul secondo palo a porta vuota, messo dentro, e dunque l'Arezzo passa in vantaggio con Pellegrini, proprio il capitano Amaranto trova l'1-0 in apertura di ripresa, un gol importantissimo al 7° minuto. Canapini, stacco ancora di Tiradossi, poi Sestini dentro verso Anselmi, Gallina anticipato, Anselmi, poi Gallina riesce con un guizzo finale a evitare che la palla finisca in porta. Pallone verso Smecca, Pellegrini ancora, diventa buono per il lancio di Tiradossi che sta scattando, lo scatto di Tiradossi, anticipa Secco Falanga, Tiradossi, Gallina, Tiradossi, attenzione, vediamo cosa dice l'arbitro, dovrebbe essere calcio di rigore rosso anche, sì. C'è il rosso e calcio di rigore per l'Arezzo con Tiradossi finito giù mentre stava per segnare il 2-0 al 16° minuto. Potrebbe esserci davvero la svolta della partita. Espulsione di Falanga che ha battuto Tiradossi, lanciato a rete, Tiradossi l'aveva anticipato. Tiradossi, secondo rigore di questa giornata per l'Arezzo, destro e rete, il raddoppio dell'Arezzo, spiazzato Gallina e c'è il 2-0 Amaranto con Tiradossi e siamo 2-0 stavolta. Pallone perfetto, rasoterra dell'amico, non si passa. De Pellegrini, se ancora Tiradossi di prima per João Pai, João Pai che può attaccare lo spazio. Attenzione João Pai cerca la possibilità del tiro, gran tiro di João Pai. Bella azione davvero questa personale di João Pai. Controllato, poi si è spostato verso il centro e ha cercato la battuta. Tanto altri due cambi per la Carrarese. Sestini bene, slalom, Sestini apre bene per Anselmi nella rigore, Anselmi col destro, va un passo dal terzo gol d'Arezzo con Anselmi. La Carrarese che cerca l'episodio magari per riaprire la partita, anche se con un giocatore in meno dell'amico. Attenzione, interessante, traversa con deviazione, calcio d'angolo. Aveva battuto molto bene Lorenzo Dell'Amico a questo calcio di punizione. Di nuovo Sestini, va a puntare l'uno contro uno. Ancora Sestini, serve in area di rigore Teodori, Sestini, destro di Sestini. Largo. Siamo arrivati alla fine di questa partita e dunque arriva la terza vittoria pesante per l'Arezzo consecutiva dopo Pontedera e Pistoiese, battuta anche la Carrarese 2-0, Pellegrini al 7° del secondo tempo e poi al 4° d'ora il raddoppio su calcio di rigore di Tiradossi. L'Arezzo sale a quota 23 in classifica e dunque entra a pieno diritto nella zona calda della classifica, quella che vale l'accesso alle fasi finali di questo campionato. Adesso andiamo a sentire le parole di mister Dante Gioacchini.
Insieme a mister Dante Gioacchini, una bella vittoria da parte della tua squadra, ha superato il primo tempo che non è stato facile, poi ha colpito nel secondo tempo, poi da lì diciamo che non c'è stata più gara, soprattutto dopo poi il raddoppio. È andata il primo tempo non benissimo su quello che era il nostro obiettivo di gioco. E non abbiamo sofferto, però non abbiamo giocato come abbiamo giocato altre partite. Il secondo tempo un pochetto meglio, sempre non come chiedo io, però alla fine sono contento. Ecco, stanno arrivando anche i risultati, terza vittoria consecutiva senza subire gol peraltro, quindi anche i risultati diciamo rispecchiano un momento di crescita. Sì, diciamo che la partita della domenica è il feedback di tutta la settimana, lavorano bene e quindi la domenica portiamo a casa diciamo prestazioni abbastanza buone. Rispetto all'andata che c'era stata la sconfitta per 3-1, ecco, se dovessimo fare un bilancio dopo aver fatto un giro di campionato? Bilancio è sempre, io sono sempre positivo, quindi è sempre positivo anche se c'è da lavorare sempre per crescere, perché sono giovani, sono del 2002, quindi hanno neanche 17 anni qualcuno e quindi devono lavorare ancora. Comunque sono confronti interessanti perché ho battuto la Pistoiese e oggi la Carraghese, che erano due squadre che comunque erano in zone alte della classifica. Sì, sì, no, questo è un bel confronto. La Pistoiese all'andata ci ha creato diversi problemi, domenica scorsa abbiamo fatto una buona partita, oggi uguale, continuiamo a lavorare, vediamo che succede. Ci tornati, ultima parte di Mondo Amaranto, allora sempre con mister Dante Gioacchini, ma adesso sentiremo i tuoi ragazzi, la cosa in cui sono cresciuti di più invece questa tua squadra? Io li vedo dall'inizio dell'anno, a parte l'intensità e la gestione del pallone, anche sono più sicuri quando hanno il pallone sui piedi rispetto all'inizio che erano un pochino meno sicuri. Si impegnano in maniera positiva, questo siamo contenti sia io sia lo staff, però sono ragazzi, l'obiettivo è farli crescere sempre, quindi possono ancora migliorare molto. C'è stata anche qualche novità nell'organico? Sì, sono stati degli inserimenti a dicembre di alcuni ragazzi che comunque hanno dato un apporto positivo. Blasetti, Frattarelli, sì. Allora, andiamo a vedere un po', ti ritroviamo che mi dicevi che se vieni pure in piedi, ti chiami? De Pellegrin Tommaso. Allora, racconta questa stagione, intanto dal tuo punto di vista personale. Allora, dal mio punto di vista è stata una stagione anche abbastanza complicata, perché essendo un anno più piccolo, inserirsi con quelli più grandi è stato un po' difficile all'inizio, ma poi grazie anche all'aiuto dei miei compagni sono riuscito ad entrare bene nel nostro gioco, a capire, a migliorare soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento, e sono molto soddisfatto sia per me che per i miei compagni, per il nostro percorso. L'ultima partita ho visto poi in Canapini, che l'avevo visto giocare cioè quasi sempre in mezzo al campo, l'ho visto invece al centro della difesa, era un dettato da un motivo contingente o lo vedi proprio? Diciamo domenica è stata una partita un po' particolare. Perché ci sono stati diversi ragazzi che ci hanno dato una mano a seguito degli infortuni, sì, anche di Marco, sì, di alcune defezioni. Ma è stata positiva perché sono ragazzi tipo Steccato, che da punta è andato a fare il terzino esterno basso, Anselmi da esterno alto è andato a fare il centrocampista. Quello che mi piace di più è questo qui, l'adattamento di tutti quanti a dare sempre il massimo a prescindere dal ruolo, quindi anche di Canapini. Stai facendo comunque un ottimo campionato, quindi siete lì comunque per andare alle fasi finali. Siamo molto contenti, infatti ultimamente ci stiamo impegnando sempre di più per cercare di arrivare ai playoff, che è sicuramente il nostro obiettivo. Tu sei un altro centrale, difensivo. Sì, difensore centrale. Quindi sei una bella coppia, abbiamo una coppia qui praticamente col capitano, che adesso andiamo a sentire. Insomma, siete una bella coppia, anche assortita. Sì, ci troviamo bene sia dentro che fuori dal campo, quindi fa molto piacere stare con lui. Senti, questo fatto è in casa nessun gol subito, in trasferta invece il contrario, ma che cosa succede quando non giocate in casa? No, sinceramente non l'ho capito, però forse in casa abbiamo quella sicurezza in più che probabilmente ci fa essere più attenti ai particolari, e in trasferta abbiamo probabilmente dei cali di concentrazione che ci fanno prendere dei gol magari facendo degli errori, prendendo la cosa con leggerezza e purtroppo. Allora, grazie, andiamo dal capitano Marco Pellegrini. Allora, intanto c'è stato questo scontro, no? Che è successo? Niente, su un contrasto, per sbaglio ho preso una ginocchiata e è partito un dente. Stati momenti dolorosi, sì. Dopo com'è proseguita la giornata? Di corsa dal dentista e abbiamo fatto tutti i lavori e la prossima settimana si rimette un dente nuovo. Ecco. Ah, proprio nuovo, sì. Di zecca, succede anche questo.
capita anche questo. Comunque è stata una partita dove tu hai anche segnato, secondo gol consecutivo, sì, perché hai fatto gol con la Pistoiese, quindi stai trovando anche sotto porta. Sì, sono molto contento. Diciamo che sono riuscito a trovare quel momento giusto per riuscire a impattare la palla e ho capito bene come si lavora anche nel calcio d'angolo, sono contento e si continua così. Insomma, tra l'altro so che sei seguito anche a livello di nazionali giovanili, insomma c'è una certa attenzione, si spera che... Speriamo bene, sì. Bene, andiamo da... Claudio Books. Ecco, lui è un altro veterano di queste giovanili che ti vediamo da diversi, da qualche anno. Infatti io penso sempre a quando seguivamo le partite di Ranocchia con la Primavera, poi vedi dove è arrivato, Burzigotti stesso, abbiamo seguito i primi passi, quindi vi auguriamo ovviamente di fare lo stesso percorso, soprattutto quello di Ranocchia, ma anche Burzigotti, insomma, una carriera che è stata comunque positiva. Allora, lui è un terzino, sappiamo quasi tutto di lui, tira bene le punizioni, poi... Niente, pallone laterale molto... molto lunghi, ecco, anche questo giustamente il biglietto da visita fa curriculum, anche questo. Allora, come ti trovi in questa trafila di che hai fatto queste stagioni, sei arrivato a questa Under 17? Sono molto orgoglioso del mio percorso, spero di arrivare molto più avanti, spero di arrivare sempre qui. Io spero di arrivare a prima squadra, l'obiettivo di quest'anno è arrivare a playoff. Soprattutto. Ce la potete fare lì. Sì, lì sì. Ovviamente sono realtà, l'abbiamo visto anche l'anno scorso con gli altri ragazzi dell'Under 17, che lì diventa molto difficile, però l'anno scorso col Pordenone, ovviamente Pordenone è una grande realtà, la partita si giocò a Monte San Savino, sì. Vinsero mi sembra 4-0, fu evidente il dislivello. Momenti, cioè, sono situazioni stimolanti, poi tutto è il lavoro, il percorso è il lavoro che porta poi a queste cose. Punto, vostro punto di forza qual è secondo te? Adesso come adesso? La difesa. Ah, anche in attacco cominciate, anche perché c'è questo nuovo rinforzo, sì, Tiradossi che mi sembra interessante. No? Io non dei singoli non parlo, però dico che i ragazzi... Il fatto positivo è che nelle partite ci mettono sempre il 100%. Poi la prestazione si spera sempre che sia uguale all'impegno che ci mettono. Non sempre è così, però su questo l'impegno non manca mai. Allora, vediamo un attimo i risultati, poi magari commentiamo. Vediamo l'ultimo quadro delle partite con il 2-0 dell'Arezzo e poi vediamo cosa è successo anche sugli altri campi, sempre con l'aiuto di campionando.it. Oltre al 2-0 dell'Arezzo, la Lucchese che ha perso col Siena 2-0, poi Viterbese Olbia 0-1, stiamo parlando sempre dell'Under 17, Rieti Arzachena 3-1, Pontedera Pistoiese 3-3. Andiamo a vedere tra virgolette la classifica con il Pontedera a quota 30, eccola qua, Siena 29, Viterbese 24, Pistoiese Arezzo 23, Carrarese 22, Lucchese 18, Olbia 17, Rieti 15, Pisa 13, Arzachena 7. Prossimo turno con l'Arezzo che gioca in casa dell'Arzachena, vediamo un po' il Pontedera che gioca in casa della Carrarese, il Siena riceve il Rieti, la Viterbese che è questa forse che ci interessa di più, se la vede con il Pisa che è penultimo, quindi voi giocate con l'ultima in classifica, però sono sempre con le squadre sarde che... Io sono sempre preoccupato quando ci sono queste partite perché basta vedere domenica scorsa Viterbese Olbia, Olbia era a 14 punti, la Viterbese era comunque terza e ha perso 1-0. Quindi il problema è la tensione dei ragazzi nella partita che andiamo a fare. Quindi adesso è tutto la settimana è andata abbastanza bene. Dovremo vedere adesso l'impatto di sabato alle 11 con questa squadra perché essere ultimi o essere primi non sempre ha la sua validità. Poi qui la classifica è molto, al di là dell'ultimo posto, è corta comunque, no? Sì, no, diciamo che delle prime 4-5 squadre c'è la Viterbese ancora deve riposare rispetto a noi, rispetto al Siena, rispetto al Pontedera. E qui noi abbiamo fatto 3 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e ci hanno riportato diciamo vicino a ridosso dei playoff. Però basta perderne una e ritorni dove stavi prima. Anche perché poi il campionato non è lunghissimo, quindi un passo falso può essere... Mancano 6 partite, 6 finali e vediamo un po' quello che dove andiamo a finire. E poi in casa che giocherete con? Con il Siena. Beh, che questo verremo, perché sì, anche perché comunque è una bella squadra il Siena e dovrebbe essere sulla carta una bella partita.
Già che è stata molto bella con la Berretti, che sì, c'è stata la rimonta e all'ultimo, la gara di andata, ovviamente. All'ultimo, sì, minuto, all'ultimo, sì. All'ultimo, sì. Va bene, allora, a proposito di Berretti, vediamo, diamo un'occhiata anche lì, c'è la terza sconfitta consecutiva della Berretti con l'Albissola, 0-2, poi Carraghese-Torino 0-4, Cuneo-Batte-Olbia 3-1, Lucchese-Pisa 3-1, Pontedera-1, Pistoiese-2, Entella-Siena 4-3. Per questa classifica il Torino ormai fa il suo campionato, 54, Entella 43, Arezzo 37, Olbia 30, quindi anche l'Arezzo, insomma, la terza posizione sembra più o meno sicura, Olbia 30, Albissola 28 e via via tutte le altre. Vediamo anche l'Under 16 che invece ha ottenuto una bella vittoria in casa del San Marino 2-1, eccolo qua, con questo successo esterno della formazione di Sussi con gol di Sinagni e Ceccarelli. Pordenone batte Fano 3-1, Rimini 1, Ternana 2, Vispesa Rimolese 1-1. Questo, insomma, è un mini girone praticamente. Ternana 23, Pordenone 22, Fano 19, Rimolese 14, Vispesa 11, Arezzo Rimini 9, San Marino e Ravenna 8. L'Arezzo domenica affronta il Pordenone. Questa è una partita, insomma, per vedere, ecco, se questo percorso di crescita davvero possiamo considerarlo certificato. Infine un'occhiata all'Under 15 che, come voi, è stata ferma, sì, anche stesso avversario, spesso giocate in contemporanea in un campo uno e in un campo l'altro. Sì, è una bella cornice, la possibilità di giocare in contemporanea ci fa sempre piacere perché qua corre tanta gente. Eh sì, 1-0 qui il successo dell'Arezzo, Arezzo che è a quota 18, qui stiamo vedendo sempre l'Under 16, l'Under 15 invece è un'altra classifica con l'Arezzo che è in quintultima posizione, eccola qua, a quota 18, anche qui c'è la Viterbese in testa. Allora, in bocca al lupo, partite per la Sardegna. Partiamo venerdì pomeriggio alle 4, insieme venerdì? Sì, sì, insieme all'Under 15. Quindi neanche un giorno di scuola saltate? Sì. Uno? Ah, sabato? Beh, buono, no? Era meglio, scherzo, che non si saltava, però... ecco, vabbè, però d'altronde il cammino verso la Sardegna ci vuole, sì, ci vuole. E tornate sabato? Domenica mattina. Giochiamo sabato alle 11, la Berretti alle 2:30 sabato e poi torniamo al traghetto la sera e arriviamo domenica mattina a Livorno. Quindi, insomma, una comitiva Amaranto in Sardegna. Bello, sì. In bocca al lupo, bello, per questa sfida importante, ci rivediamo la prossima settimana.